oggi abbiamo una popolazione immigrata che in termini quantitativi è il doppio della popolazione media immigrata del paese, e quindi l'impatto demografico è certamente più grosso, e questo comporta una capacità di gestione, no? Che faccia i conti con tutti i temi che questo è. Questo è 73, sono queste questioni qui. O uno le affronta, e noi le dobbiamo affrontare con una strategia che sia capace di dare delle risposte, o è chiaro che ha difficoltà a rappresentare la società del nord. Io penso che noi abbiamo tutte le condizioni per farlo, perché non siamo stati con le mani in mano in questi anni, e abbiamo via via su tutti questi temi, dall'immigrazione alle infrastrutture ai temi del fiscali eccetera, elaborato proposte, e abbiamo una progettualità che è in grado di parlare con la società del nord, di raccoglierne le esperienze, la rappresentanza. E io credo che questo noi lo dobbiamo fare con molta convinzione. Insomma, questa non è una terra, diciamo, in cui noi siamo stranieri. Questa è una parte del paese che noi siamo in grado di rappresentare. E abbiamo le idee, la classe dirigente, gli uomini per poterlo fare. Una candidatura come quella di Bortolussi noi l'abbiamo scelta esattamente per dare questo segno, no? L'abbiamo sostenuta con grande convinzione come una candidatura che, come dire, assume in particolare attenzione a tutto quel vasto mondo di ceto medio produttivo che appunto nella figura di Bortolussi ben si rappresenta e che è un'innervatura essenziale della società del Nord-Est. Così come la candidatura di Orsoni è la candidatura di un uomo che anch'egli viene, come dire, da un radicamento forte nella società veneziana e che può arricchire, no, l'esperienza e la vita politico-istituzionale della città con un uomo che ha lo spessore culturale, il sistema di relazioni e il radicamento che Orsoni ha nella città. Quindi di un partito democratico che si apre alla società e che appunto vuole parlare alla società del nord nelle sue varie articolazioni, nelle sue varie sensibilità, e vuole insieme a questa società del nord costruire un'alternativa rispetto al modo con cui la destra affronta questi problemi, perché la differenza tra noi e loro non sta tanto nei problemi, i problemi sono comuni, sta nelle soluzioni, evidentemente sta nell'approccio. La Lega è, in particolare, ha l'idea che in realtà se mi chiudo nel mio giardino, se mi metto all'ombra del mio campanile, se mi isolo e mi faccio più piccolo sono più forte. No, nel mondo della globalizzazione, che è un mondo più grande, chi si fa più piccolo alla fine è solo più piccolo. Finito. Non è vero che ti fai più piccolo sei più forte, ti fai più piccolo sei più debole. Un'illusione che non porta da nessuna parte. Il problema vero è come tu aree forti come il Veneto le inserisci nei grandi circuiti della globalizzazione e ne cogli tutte le opportunità, non come ti isoli, ti tiri fuori da questi circuiti. E questo significa una certa progettualità, una certa visione, un certo modo di guardare al futuro di questa regione, al suo sistema di relazioni in Europa e nel mondo, e quindi a tutte le scelte di governo funzionali a stare pienamente dentro tutti i circuiti che possono offrire le opportunità di crescita, di lavoro, di sviluppo, eccetera, eccetera. La nostra idea. E io penso che abbiamo tutte le condizioni queste cose per dirle ai cittadini, perché abbiamo appunto una classe dirigente, abbiamo uomini credibili, abbiamo idee ed esperienze, candidiamo appunto uomini come Bortolussi, come Tiozzo, che sono portatori di un'esperienza politica, amministrativa, forte, in grado di rappresentare bene il territorio, le aspettative, le ansie, le domande dei cittadini. Veniamo da un'esperienza amministrativa come quella di Venezia e di altre realtà del Veneto che dicono che noi abbiamo una capacità di amministrazione e di governo di cui i cittadini possono fidarsi, quindi abbiamo tutte le ragioni per poter parlare e chiedere un voto. E allora se è così, e finisco, io penso che il problema è che cosa facciamo di qui ai prossimi 2 settimane, perché la campagna elettorale è di 2 settimane ancora, ormai ci siamo. Beh, guardate, io penso che si tratta di fare, diciamo, la scelta, quello che poi può essere il valore aggiunto che noi siamo in grado di mettere nella campagna elettorale. E una campagna elettorale si vince se tanta gente ne convince tanta altri. Berlusconi ha più soldi di noi, questo è noto, e ha anche un controllo, diciamo, sul sistema televisivo, diciamo, molto invasivo e pervasivo, e questo è un problema naturalmente, perché influisce e incide sulla campagna elettorale. Noi facciamo bene a fare la battaglia per
perché l'informazione non sia servita, ma è una battaglia anche quella che non produce risultati nel giro di qualche giorno. Però noi abbiamo un valore aggiunto che Berlusconi non ha, e questo valore aggiunto sta nella nostra gente, sta nel nostro popolo, sta nella nostra idea della politica, l'idea della politica che la nostra gente ha. Vedete, tra noi e la destra c'è una differenza anche su questo. La destra ha un'idea del rapporto col suo elettorato e con i cittadini che lo sostengono che è di tipo passivo, cioè l'elettore è un cittadino a cui chiedere il voto. Una volta che il cittadino gli ha dato il voto, la destra a quei cittadini non chiede niente, anzi gli chiede di non fare nulla. No? Berlusconi diceva sempre, adesso non lo dice più per una ragione che è più che evidente, insomma. No? Nel mio ufficio la luce non si spegne mai, adesso abbiamo capito anche perché, ma diciamo così. No. Comunque, quando lo diceva per trasmettere un messaggio, no? Per dire tranquilli, ci penso io, voi mi date il voto, dopodiché voi non avete più da occuparvi di nulla, cioè il suo è un rapporto di delega assoluto, in bianco. Noi abbiamo un'altra concezione della politica, se no non saremmo tutti in questa sala qui, e c'è una concezione in cui invece il cittadino ha un ruolo attivo. L'elettore non è soltanto un soggetto passivo, la politica si fonda sulla partecipazione democratica di tanta gente, sull'impegno civico, sul coinvolgimento, no, delle energie migliori del paese, sulla loro mobilitazione. Un presidente del governo, io mi auguro, almeno io penso questo, un presidente del Consiglio del centro-sinistra non dirà mai ai cittadini italiani dormite che ci penso io. Il presidente del Consiglio del centro-sinistra dirà sempre ci pensiamo insieme e chiamerà a raccolta le energie migliori di una società e mobiliterà tutte le forze e le energie che una società esprime, no? È un'altra concezione. Allora, questa altra concezione va fatta valere adesso in campagna elettorale, perché questa è la forza che noi possiamo mettere in campo. Vedete, l'elettorato si distingue in due grandi cerchi, no? C'è un primo cerchio che è fatto di milioni di persone, come noi, e sono quelli che, per usare la formula per capirci, si interessano di politica, cioè le cose le seguono, le sanno, le conoscono. Se votasse solo il primo cerchio, noi non avremmo più facilità a vincere, forse anche in vero. Perché tra quelli che sanno, che leggono, che seguono, non è difficile apprezzare le differenze, no? Quelli che sanno hanno capito che Berlusconi è uno che ha una propensione cronica alla bugia, cioè su questo non c'è dubbio, no? Tutti i giorni, no? Però attenzione che poi l'elettorato è costituito da un secondo cerchio, più grande del primo, e che è costituito da gente per bene come quelli del primo cerchio, che però hanno un rapporto con la politica più distante, più lontano, meno coinvolto, perché ognuno poi organizza la sua vita come vuole, però qui i cittadini votano, anche loro. E guardate, se noi vogliamo vincere, non ci basta vincere nel primo cerchio, se noi vogliamo vincere abbiamo bisogno anche noi di vincere nel secondo, e si vince nel secondo se noi riusciamo a parlare con tutti e far arrivare la nostra voce anche laddove, diciamo, spesso non arriva, anche a quello che ti dice, ah, i partiti sono tutti uguali, e però quello lì poi andrà a votare e ne sceglierà uno di partiti. O quello che dice, ah, tanto non voglio sentire parlare di politica, poi va a votare e uno lo sceglie. Allora noi abbiamo bisogno di parlare con tutti gli elettori, chi sa, chi non sa e chi non sa. Però questo si fa se noi mettiamo in moto tanta gente, perché se la campagna elettorale è affidata solo ai candidati, questo lavoro non si riesce a fare. Perché per quanto candidati corrano, le ore sono 24, le braccia sono 2, le gambe sono 2, e quindi non è che se ne può fare più di tanto. Noi siamo in grado di parlare a tanta gente se noi mettiamo in pista tanta gente che si muove. Quindi io chiudo questo nostro incontro esattamente su questo, cioè l'appello è a essere in questi 15 giorni che abbiamo davanti tutti i protagonisti della campagna elettorale. D'altra parte, ciascuno di noi nella sua vita quotidiana ha rapporti con altri, no? Ciascuno di noi ha rapporti con colleghi di lavoro, vicini di casa, conoscenti, amici, familiari, persone che si frequentano, è la vita. Ma se ciascuno di noi da qui al 28 marzo utilizza un po' di tempo di questi 15 giorni a parlare per esempio con tutti quelli con cui ha relazione, parlargli delle elezioni e di perché è importante questo voto e perché è importante non buttarlo via e spenderlo bene, guardate, noi possiamo parlare a tanta gente e far arrivare la nostra richiesta di voto lontanissimo, sapendo, è davvero l'ultima considerazione, che tra l'altro il voto, sempre le elezioni regionali hanno avuto questo, diciamo, imprinting, il voto regionale ha un'influenza anche sulla situazione politica del dopo.